Io sono Ricci Palmerino, detto Rino del Belgio a Palombara. Allora, nel lontano 2003 ho iniziato questa storia sull'immigrazione. Perché? Il perché? Ho fatto 26 anni in Belgio, mio papà lavorava in miniera dal 48, io sono partito con l'immigrazione nel 1950 con mia mamma. All'età io avevo 6 anni, c'avevo con mia sorella, siamo arrivati a Milano e a Milano ci stavano i medici belgi che ti facevano le visite medicali. Dunque, automaticamente doveva essere sani anche i bambini per poter partire, se no loro non ti accettavano. Ho voluto ricostruire un po' l'immigrazione dei minatori, perché questo era un paese piccolino prima di tutto, e dopo con la popolazione di 1500 all'epoca qui sono partiti solo per il Belgio, sta scritto qui 104 minatori. Però noi, la nostra storia a Palombara inizia dall'America, l'America che abbiamo ritrovato queste cinque persone. Che qui c'è anche il mio bisnonno, fa casa, proprio il primo minatore, vedo un po', e non lo sapevo qua, che lui è stato il primo minatore che partì da Palombara. L'ho ritrovata una signora che mi ha spiegato che il papà era andato in America in miniera e che il mio bisnonno, anche lui, ma molto prima del suo papà, il papà di questa signora Rosa, sarebbe Dorsanio Guido. Questo è un altro, sempre del nostro paese. Quella valigia che vedete qui non è di cartone all'epoca, è di legno. Questo dopo, il mio nonno Giulio, che il mio bisnonno era Domenico, della classe del 1862, il mio nonno Giulio partì per l'America all'età di 17 anni per ritrovare il padre, dove era, praticamente l'ha ritrovato. Riportò questa valigia dall'America. Questo è un bagaglio che è venuto anche dall'America, questa qui, ma non del mio bisnonno. Qui, dunque, c'è tutta campionatura del carbone, perché il carbone, quando viene estratto, sono pezzi. Praticamente dopo passa alle macchine, lo lavano dentro dei bacini e dopodiché fanno tutte queste campionature che c'è. Qui vedrete, ci stanno quelle del Belgio, quelle dell'inglese, perché la mia lingua è francese, anglais, la Germania, Allemagne, e qui davanti sono quelle del Belgio. Allora, qui siamo davanti alla vetrinetta dove ci sono un po' delle lampade. Praticamente quella molto più importante è questa che serviva ai minatori per il grisù. Il grisù cos'è? È un tipo di gas che non si sente col naso e praticamente ti avvertiva questa lampada, che è stata inventata nel 1865, e praticamente questa lampada ti avvertiva quando c'era il grisù. Faceva, la lampada aumentava e dopo si spegneva. Allora il minatore si rendeva conto, perché ne vedeva più che la luce, allora è tempo di riscendere da, si chiama, dove estrae il carbone, la taglia. E praticamente riscendeva giù e andava in galleria. Il tempo che quella è massimo, non lo so, 30 secondi, però era sufficiente per far morire i minatori. Quel tipo di gas. Questo sotto ci abbiamo uno della fine dell'Ottocento a carbur, e questo qui a batterie, questa qui è a batteria. Questo che vedrete qua sotto viene dalla Sardegna, sempre di mio padre, perché ha lavorato 2 anni in Sardegna prima di andare in Belgio nel 48. Dunque lui già nel 46 andò a Carbonia a lavorare. Più sotto ci sono le cose. Questo è un detonatore. Il detonatore serviva prima a fare i fori, il minatore faceva i fori alla roccia, perché estrae il carbone, dopo si arriva una roccia e per ritornare al carbone dove fare esplodere questa roccia. Questa roccia automaticamente foravano e metteva la dinamita e si metteva a 25 metri dalla dinamita e dopo faceva esplodere col detonatore. Il minatore che adoperava questo strumento doveva andare a fare la scuola, un corso, per poter
essere sicuro. Questi sopra sono le maschere da polvere, non da gas, da polvere. Qui ci abbiamo le valigie di cartone. Questa qui è di mio papà, che andò nel 48 in Belgio. Questi sono miei quando ero piccolino, questi erano di mia mamma, e questi è quando io sono ripartito per la seconda volta in Belgio nel 66, all'età di 22 anni. Qui, vedete, ci sono, si chiama in francese le braquier, la sega, per tagliare i legnami. Praticamente si dovevano puntellare a mano che estrae il carbone, si formavano quei buchi e lo doveva puntellare, perché era pericoloso pure quello, è un pericolo per il minatore, se crollava poteva essere ucciso. Dopo tenevano un tipo di accetta, la hache in francese, con un manico speciale. Qui sotto pure c'è un po' d'attrezzatura, i guanti dei minatori, vedi, sta ancora con il carbone, allora, vedi, tutto nero di carbono. Questa qui è stata la nostra principessa prima, perché questo giornale ritratto la principessa Paola dentro la mina, dans la mine. E viene dalla Calabria questa qui, dopo ha passato pure regina, automaticamente quando è morto il re Baldovino in Belgio è passato il fratello Alberto come re e lei è diventata regina, adesso l'ha passata al figlio Filippo. Qui stiamo alla vetrinetta dei berretti, dei caschi. Prima hanno usato dall'inizio il Belgio, aperte le miniere nel 1700. Praticamente hanno inventato questi berretti di cuoio. Il cuoio è duro, duro, duro. E dagli anni 60, 58-60, ha subentrato quelle di plastica con la batteria. Dunque prima, quando adoperavano questi berretti di cuoio, doveva avere due lampade, quella per il grisù e quell'altra a batteria, perché non ce l'aveva il berretto. Allora, qui sono scarpe con i chiodi sotto, perché il minatore, quando faceva il carbone, dove si trovava nel piccolo buco che scivolava, perché sta inclinato il carbone, non sta in piano, sta sempre inclinato. Allora, anche con i piedi lavoravano, e allora loro... Quello sotto sono batterie di queste di plastica. Qui ci sono, come si dice in italiano, ci sono delle parole che me non dimentico. Comunque per il minatore ci metteva le bevande lì, per portarsi in miniere, e sopra per il mangiare. Questa vitrinetta qui, questi sono tutti figli di minatore, sono tutti cantanti in Belgio. Allora, ci abbiamo Adamo, che è molto conosciuto in Italia. Dopo Sandra Kim e i suoi origini di Torre Bruno, provincia di Chieti, ha vinto l'Eurovisione della canzone nel 86. E dopo siciliano Federico François, praticamente anche un cantante molto conosciuto. E c'è quello lì, Claude Michel, che nuovamente nome di cosa è Gianni Marzan, è della Calabria. Il papà il minatore, e proprio il mio vicino di casa, questo cantante in Belgio. Qui sopra vedrete le decorazioni. Le decorazioni, queste qua, veniva data al minatore quando aveva fatto 10 anni di lavoro in miniera. 10 anni, il contratto prevede 5 anni, però ci sta un anno obbligatorio. Se il minatore passava 5 anni, era il permesso B che gli davano, praticamente dopo gli deve il permesso A. Il permesso A, il minatore comandava lui il suo permesso, dunque poteva lasciare la miniera, era scritto nel contratto. E mio papà, dopo che ha fatto 10 anni, per esempio, gli hanno dato la medaglia. Quella dell'età di 10 anni, e questa qui è di soccorritore, questa è a fianco.
questo è un po' di target dove andiamo a fare le manifestazioni che mi danno. Allora, qui è una ricostruzione dello spogliatoio del minatore, che non c'aveva stipetta all'epoca, perché dentro una miniera ci poteva stare pure 700-800 minatori praticamente. E allora questa divisa qua è di un minatore che ha lavorato nei paesi fiamminghi in Belgio, a Zolder, dove ha vinto Cipollini il campionato del mondo. Questo ha lavorato fino al 1992. Il minatore che lavorava, questi sono gli indumenti suoi, scuro. Allora, veniamo qui. Questo nel lontano 1984, Danilo è venuto? No. Allora ho portato la squadra del nostro paese qua a fare un torneo in Belgio. E la prima cosa che sono fatta visitare la miniera. Perché? Perché dovevo sapere che cosa è successo nelle miniere. Non era un mestiere facile, era un mestiere molto duro, e dopo tanti c'è stato tanti di quei morti, tantissimi, per le disgrazie. C'è stato tre pericoli in miniera: uno è il gas, il grisù; due, l'acqua, perché si formava delle cose d'acqua. E allora quando uno perforava, se ti arrivava, ti spingeva tutto e ti seppelliva. E dopo le frane, lungo che si estrae il carbone, ci stava pure le frane, era pericoloso pure quello. Se uno non si stava attento, puntellava mano a mano, rischiava brutto. Qui è un po' lo spogliatoio di Marcinelle, questo, dove è successa la disgrazia. Questa qui, vedi che è una ricostruzione come ho fatto un po' lì io. Questa è la stazione di Milano, quando partivano. E qui questo giornale all'epoca, venduti per un sacco di carbone. Perché venduti per un sacco di carbone? Perché il governo belga aveva fatto un trattato col governo italiano nel 1946, il 23 giugno 1946, che diceva: tu mi mandi la manodopera e io ti do in cambio il carbone. Allora, praticamente, se vogliamo, loro prendevano l'Italia al giorno, ogni minatore 13 kg di carbone al giorno. Però noi a un certo punto il contratto era tra l'Italia e il Belgio, 50.000 doveva mandare. Io ricordo quando era ancora lì che noi nel lontano 56, quando è successa la disgrazia di Marcinelle, noi avevamo arrivato a 150.000 minatori. Allora, all'inizio, quando i minatori partivano, dovevano fare la prima visita nella loro provincia. Dopodiché, la seconda visita medica, quelle italiani, i medici, a Milano. A Milano si faceva la visita medica con i medici belgi. Ti faceva spugnanut, come mi hanno raccontato gli ex minatori, e praticamente tu dovevi essere sano. Nelle interviste che abbiamo fatto con mia figlia, praticamente ci sta quelli che il fratello di mio padre, che ha lavorato in Sardegna, si aveva fatto male a un dito, gli mancava mezzo dito, i belgi, i medici belgi non l'ha fatto passare. Ci sta quelli che tenevano varie cose, la rimaneva alla casa. Tu dovevi essere sano, se no, così. E praticamente dopo, in Belgio, si ripassava un'altra visita. Perché sapendo il Belgio che l'Italia era un paese, diciamo già all'epoca, di corrotti, e allora praticamente dice quei belgi prendevano dei soldi medici per far passare la gente, perché sono accorta un po' di miei ex minatori che è stato qua in Italia, quando arrivavo in Belgio e c'era qualche cosa che non andava. Allora dopo hanno passato le visite pure in Belgio. Va bene? Questo sono due sedie, questa è pure la storia di mio padre e di mia mamma. Lo comprò nel 1950. Nel 1950 noi eravamo quattro in famiglia in Belgio, però tenevamo solo due sedie. Tenevamo. Perché era così all'inizio. Capito? Questo era di mio padre e di mia mamma. Noi praticamente ci dovevamo sedere sul letto.
questa è. E delle volte si sedeva loro e noi stavamo seduti, io e mia sorella, su questi qua. Va bene? Questa è pure della, la sua storia. Qui ci sono le decorazioni praticamente che davano ai minatori. Allora, questo paese, questo è sangue di Palombaro, questo è un attore, Fabrizio Bucci, ha fatto Terra Ribella. E la mamma è di qua, di Palombaro, il nonno ha fatto il minatore, è nato a Roma. Questo è Brignano, Brignano ha anche la stessa storia, la mamma Anna è di Palombaro. Il nonno, lui porta il nome del nonno Enrico di Palombaro. Allora, qui adesso ci sta un po' la ricostruzione della casa del minatore. Questo è tutto oggetto dato dalle famiglie. C'è un po' di tutto. E la maggior parte dei minatori fumavano, era fumatore. Qui un po' la ricostruzione della donna, del minatore. Ferro da stire sotto, belga, quelli là sono belga. Questa stava sopra la stufa, la bouilloire si chiama, e si faceva bollire l'acqua sulla stufa a carbone. Questa si andava alla fattoria per andare a prendere il latte. Si chiama la cruche. Questa è una cassa di legno della birra. Sembra del 63, questa di mio padre. Ecco qua, siamo ai nostri, re e regine, Baldovina, Fabiola, la spagnola, dopo ha subentrato Alberto e Paola. I nostri re ci aveva anche come comodo di andare a visitare le miniere. Lì vedrete il nonno di Alberto, re Alberto I del 1897, vestito da minatore e scendeva in miniera per andare a controllare. Allora qua c'è la prima pasta che è stata fatta in Belgio della ditta Subri, è un italiano che ha inventato queste cose e ci ha messo il nome della prima pasta che ha fatto, Maccarone, e per quelle che così ci chiamavano gli italiani in Belgio, Maccaroni. Questa è una specie di lavatrice, però non ti fa proprio da lavatrice, ti fa da asciugare un po' i panni e uscire l'acqua dai panni. Dopo, qui abbiamo avuto questo paese, due corridori famosi in Belgio a quell'epoca del 54 e 64, praticamente Rossi Mario e De Luco Pasquale. Quella era la borsa di mia mamma dell'epoca 1958, quando andava a fare la spesa. Qui c'è stata un po' la ricostruzione della birra belga, tutti gli assortimenti di birra belga che adoperavano i minatori. Allora, adesso stiamo qui ai pannelli delle fotografie d'epoca. Questo è il reparto della Sardegna, la Sardegna. Questa è una fotografia di mio padre e mia mamma. Quando si sposò nel 42, mio padre aveva 18 anni e mia mamma 17. Dopo passiamo all'Australia, le miniere d'oro all'Australia, abbiamo queste di Palombaro, le miniere d'oro. Dopo passiamo il Belgio, quello che è stato più è il Belgio, come ho detto prima, 104 minatori. Queste sono le gallerie, queste sono le gallerie. Queste sono le taglie, queste qua, dove si estrae il carbone. Vedi, c'è la lampada per il grisù, lo dovevo sempre portare appresso. Questo ragazzo qui, avevo 17 anni quando è sceso in miniera, Berardino Falcone.
Ecco, questo è mio padre, mio papà, che suonava la fisarmonica, vedi qua. L'unico morto dei due, questo in Belgio e un altro in Germania, che è morto in miniera. Questo è stato schiacciato da un carrello. De Vitis Flaviano. E Odorizio Enrico, questo qui anche è morto all'età di 30 anni. Qui le fotografie mi fa commuovere quando lo guardo, per un semplice motivo che qua sono quasi tutti morti. Non in Germania, perché la Germania era molto più attrezzata per la sicurezza del Belgio. Il Belgio ci stava poca sicurezza, no, non succedeva tutto quello che è successo. Per ricordare la tragedia di Marcinelle, dove morirono 262 minatori, erano 137 dei 262, 136 italiani, e della nostra regione Abruzzo 60 morti. Qui vedete questi quadri, sono della Sardegna, il Belgio, la Francia, la Germania e l'Australia, sono tutti del nostro paese. Però col quadro della Sardegna, in Belgio ci sono un po' che hanno passato dalla Sardegna, che guadagnano molto di più in Belgio, sono passati in Belgio. Allora, questo è un telefono della miniera, sotto il pozzo, ci manca la cornetta comunque. Queste sono un po' di cose, di lampadine, che stanno solo sotto al pozzo. Queste sono le pale per caricare i carrelli. Questa è la famosa... come posso spiegare, per perforare la roccia e per mettere l'esplosivo. Questa è la punta. E questo è il famoso motopic per il carbone. Questo per caricare le batterie. E qui sono questi nominativi che hanno fatto più anni di miniera. Palombarese con la maggior numero di anni di lavoro in miniera. Qui riguarda Marcinelle, lì abruzzese morta a Marcinelle, queste sono tutte la lista, la provincia di Chieti, la provincia dell'Aquila, la provincia di Teramo, la provincia di Pescara, che ha avuto maggiormente di più dei morti. Qui le fotografie delle manifestazioni che siamo andati a fare. Siamo andati a parte la provincia di Chieti, qua avevamo fatto parecchi paesi, dopo siamo stati alla provincia di Pescara, siamo stati alla provincia di Teramo, alla provincia dell'Aquila, abbiamo fatto tutte le province, dopo siamo stati anche nel Molise, a Giuliano dei Puglie, e siamo stati a Isernia, dopo siamo stati, quello più importante che abbiamo fatto, in Francia, a Mont-Soulemen, siamo stati nel 2013, è stata una bella esperienza pure all'estero. L'anno prossimo andremo a Charleroi Marcinelle. Allora, queste sono le stufe, questa era la stufa della casa nostra in Belgio. Questo io sono davanti a un deposito di carbone ancora attualmente in Belgio, perché il Belgio non estrae più il carbone, sono tutte chiuse le miniere, però gli arriva dalla Polonia. Questo è il monumento che ho fatto vicino a casa mia, con Santa Barbara, che ho riportato dal Belgio, con i minatori vestiti, perché il giorno della manifestazione si fa due manifestazioni qua. Uno sulla festa del minatore e un'altra importante è Santa Barbara, la protettrice del minatore, il 4 dicembre. Qui c'è altre fotografie. Questa è la casetta, la casa che ci dava la miniera a noi. Allora, questo è un dono dato da un nipote di minatore. Questo risale, questa televisione, al 1960. Questo paese
adesso veniamo al bello. Ci sono tanta gente che hanno superato i 100 anni. Allora, qui 101, 105, 100, 104, 100 e 102. Abbiamo avuto uno specialista oculista che ha lavorato praticamente all'ospedale civile di Napoli, lavorava a Parigi, un ospedale a Parigi, dopo c'aveva uno studio a Lanciano, c'aveva una Messina anche lì e Palombare qui teneva l'ospedaletto. Dopo abbiamo avuto un signore, adesso non c'è più, del signor De Vitis Domeniche, un grandissimo uomo che aveva un amore per il suo paese e ha fatto una fabbrica per mettere l'operaio a lavorare e fare le scarpe. De Vitis Domenico. E qui abbiamo un po' di cose della musica, perché qui pure c'era il paese dei musicisti qua, c'era la banda di Palombar e hanno dato un po' di strumento.